E allora, vi stiamo trasmettendo la finale di Europa League. Un ben ritrovato ad Alessandro Budel. Ciao Chiara. Allora, primo game al momento per la coppia costituita da Gomez e Frey. È una partita che, non so, devo valutare un po', perché non li abbiamo ancora visti. Non li abbiamo ancora visti. No, è la prima volta che giocano qua su questo campo. Sì. Ho visto giocare Maccarone, però per me è la prima volta che vedo Daniele Rugani, quindi non... Io l'ho visto l'anno scorso, abbiamo fatto una finale, un torneo a Forte dei Marmi con Rugani e Mattiello. Sta imparando, comunque sa giocare. Avevo fatto un torneo, ma Massimo Maccarone lo conosco abbastanza bene, Gomez la prima volta anche che lo vedo, invece Frey avevo fatto un torneo con lui insieme. Anche lui gioca bene, abbastanza bene. Più giocatore di destra però, che di sinistra. Più di destra, sì. Ok. Quindi si sta adattando in quella zona. Chiaramente poi Rugani ha il fatto di essere un atleta vero e proprio, nel senso che comunque essendo in attività dal punto di vista fisico, per dire il caldo o il fatto di giocare tanto, certo, non lo risente. È vero che è un altro tipo di movimento rispetto al calcio, però chiaramente a livello di allenamento su questo possiamo esserne sicuri. Rugani però giocava tennis, quindi... È facilitato. Si vede anche abbastanza dal punto di vista tecnico. E anche sulla palla alta comunque è bravo, anche in questo caso da destra gioca. Se anche loro, secondo me, Massimo Maccarone, forse anche lui è più giocatore di destra, no? Non so se oggi si è adattato a giocare lì in quella posizione o voglia comunque lui provare a giocare lì. Bravo. Bella. Bravo, anche perché l'ha un po' ingannato su questa palla. È riuscito comunque a liftarla. E dunque, uno pari il punteggio. Quindi break contro break. Dunque, partita che torna in parità, uno pari al servizio Rugani. 15-0. Bravo qua Maccarone a colpire verso il vetro. Bravo. Questa molto, è molto bravo anche qua Frey. Sì, è letta bene. Sì. Ha messo anche a livello di traiettoria giusta. 15 pari. Bravo questa palla Maccarone, comunque l'ha tenuta molto stretta, fatta rimbalzare bene sulla gratta. Sì, praticamente imprendibile per Frey questo rovescio, volé di rovescio. È bello, anche veramente, sì, veramente ottima organizzazione, tanta gente nonostante i 45 gradi percepiti, 140, ma comunque non mollano a sostenerli. No, intanto mi sembra di vedere una partita molto livellata, potrebbe regalare spettacolo, perché mi sembra che siano più o meno tutti sullo stesso livello. Sì, hai detto bene, anche secondo me. E quindi questo fa sperare in una partita combattuta. Continuano su questa diagonale, adesso sì. Rugani decide di cambiare. Quella è andata bene, eh? E qui sembrava quasi fuori questa palla. E si vede proprio dalla sua espressione, dal fatto che anche abbia chiesto scusa. Sì. E lì arrivi in un momento che vuoi proprio spaccarla la palla, cioè ti devi liberare in quel momento. Voglia proprio. Cioè anche la... che se non capisce prima quella palla poi... diventa pericoloso. Chiaro. Abbiamo visto anche prima qualche partita, no? Anche quella tra Moroso Pesce. Sì. E Locatelli e Torrisi, certo. Bravo. Fa bene questo smash. Sì, ce l'ha, è vero. Colpendo all'indietro poi recuperando subito la rete, perché è reattivo nel tornare avanti, questo è un errore
con la volée da parte di Maccarone. Questa deve lasciarla, non deve intervenire lui anche perché è arrivato tardi, ha messo tardi la racchetta. Sì. Attenzione perché a questo punto... Bravo Maccarone qua. In difesa. Qua sbaglia però. Questo è praticamente un rigore a porta vuota. Perché qua ha voluto fare il pallonetto, invece poteva comunque su una palla così alta tenerla poi bassa. Attenzione perché arriva di nuovo il break, quindi break contro break e ricontro break, quindi 2-1. Diciamo che il servizio non è la forza delle due squadre. E direi di no, sembra quasi un match femminile dove quando tieni il servizio è, è un miracolo, è l'eccezione tenere il servizio. Emiliano, sì, siamo qua seguendo la finale di Europa League, al momento il punteggio è 2-1 per la coppia costituita da Gomez e Frey, stanno giocando contro Rugani e Maccarone, partita sicuramente livellata, no Alessandro? Molto. Lo stiamo dicendo, livello praticamente alla pari tra tutti e quattro, il servizio un po' sta deludendo in questa apertura. Sì, forse com'è il giocatore che potrebbe incidere un po' di più è Frey, però è... adesso sono scambiati, di solito è lui che gioca, ha giocato a sinistra nei primi game, adesso è andato lui a destra. Ah no, vedi, no, si risposta. Sì, si rispostano, e quindi sì, è andato a sinistra. Stanno cercando di adattarsi anche, forse quello anche un in questo più tutti e quattro. Frey, sì, lo dicevamo, anche quello che ha giocato di più probabilmente, sì. E dicevamo anche come Maccarone forse la posizione più giusta sia a destra più che a sinistra, probabilmente però Rugani magari sì, non è abituato a giocare a sinistra. Diceva che forse era proprio che Maccarone oggi voleva giocare a sinistra, quindi è andato lui qua a destra, si è adattato. Però anche loro sono, diciamo sono quattro giocatori probabilmente tutti di destra. E qua ha preso una bella palla Rugani, sì. Però poi è stato bravo Frey comunque a farsi trovare pronto. Sì, bravo, molto bravo e reattivo qua. Questa spesso è una palla che si tende a sbagliare, lì forse non devi aspettare che la palla scenda, cioè una volta che colpisce il vetro ci devi andare subito vicino, perché se aspetti che la palla scenda un secondo poi un attimo che non riesci poi a ritirarla sì, su. Infatti. Ah. Tentativo di drop. Qua di nuovo, da fare un passo in avanti qua, Maccarone era giusto seguirla ma un po' poco convinto su questo rovescio. Maccarone, ogni torneo che lo vedo ha sempre un compagno differente, Maccarone l'ultima volta a Forte dei Marmi era con Bettarini, poi ha giocato con Berti, poi Ceccarelli, a tanti tornei, sì. Però se gli chiedi quanto è importante la coesione, la coppia, lui ti risponde fondamentale. Però tant'è che ha cambiato su quattro tornei e quattro compagni. Non ha ancora trovato non il so compagno giusto. Non so se gli altri vogliono cambiare lui. Glielo chiederemo. Ma anche Massi è migliorato tanto rispetto a già l'anno scorso. No, è vero. E qua ci ha provato. È capire prima dove rimbalza, secondo me è fondamentale. È quello che dicevamo fa benissimo Thomas Locatelli, no? Girarsi. Sì. Quando ha sbagliato a capire il vetro, no? Si aspettava comunque il vetro qua centrale, invece è andato su quello laterale.
Bella questa volée. In avanzamento qua invece commette l'errore con lo smash. A cercare di tagliarla di più quella palla sì. Lì, perché se la colpisci piatta, essendo in una posizione comunque, la colpisci in una posizione semi bassa la palla. Quando anche ti succede quando sei in aria, no? Che secondo me non hai tanta domestichezza con la racchetta e quindi rischi di prenderla troppo forte. Qualche errore di troppo da parte in realtà di entrambe le coppie. Sì. Bella, molto bravo qua Rugani. Sì, bella perché praticamente nell'ultimo centimetro disponibile sì. Di campo e ha trovato un ottimo punto. Bravo anche a tenerla bassa. Bello questo servizio da parte di Maccarone, è stato bravo qua Gomez perché rispondere a quel servizio non era semplice. Bello scambio questo. Sì. L'ha lasciata rimbalzare sulla grata, non era semplice da gestire. Di nuovo a rete. Quale non deve farla rimbalzare, no. Deve andare in anticipo, è troppo lenta questa palla. Qua si ferma. Tanto vediamo il bimbo di Daniele Rugani fuori dal campo. 3-2 il punteggio. Bella partita, ben equilibrata, eh? Sì. Andiamo ora. È uscita la parete. Questa è troppo bassa, eh? Questa è troppo bassa, sì. Lì forse è più giusto cercare il pallonetto sì. Da quella posizione. Bravo, e qua ha recuperato una palla incredibile. Devo dire che tutti a livello difensivo hanno un ottimo livello. Qua intanto chiede scusa, sì, qua non è l'ha colpito. Anche perché se me l'avrebbe preso poi Maccarone. Sì, palla. Sì. Dicevo, tutti quanti hanno un buonissimo livello difensivo. Quello che fa tanto la differenza è poi il saper chiudere i punti. Sì, diciamo che la difesa viene semplice... un po' a tutti, poi c'è chi anche difende molto meglio di altri, perché poi l'abbiamo detto prima, lo stesso Locatelli è vero, è bravo ad attaccare, ma la sua grande qualità è la difesa, perché comunque non gli fai mai punto. E questa è un'ottima difesa che ti permette di andare in avanti e qua si fa letteralmente sorprendere sì. Maccarone, scelta indietro, l'ha avuto a prendere per forza questa sì palla. Maccarone dei quattro è quello che vedo più provato fisicamente, cioè si vede anche quando colpisce si ferma, non segue bene poi la palla, un pochino più stanco anche dal punto di vista fisico. Qua di nuovo la tira su. Al vetro di nuovo Maccarone. Bravo, bravo comunque Freco a incrociare, a tirare addosso a Maccarone. Molto reattivo in questo caso. Sì, col rovescio in back veloce su Maccarone, lì poteva fare poco Maccarone, nel senso che è stato bravo Frey a giocarli poi così addosso, quindi... Rugani cerca sempre o quasi sempre la diagonale, non cambia mai o comunque poco verso il lungolinea. Ah, qual è? Che ci stava come scelta, secondo me, di provare a mettere l'angolino a Frey, però tecnicamente è arrivato proprio male, anche come coordinazione Maccarone. Sì, Maccarone in questi game sta facendo degli errori che stanno un po' compromettendo poi il punteggio. Rugani tutto sommato sta facendo bene il suo.
Sì, sta giocando bene comunque. È più... Sta sbagliando meno. Sta sbagliando meno, sì. Sfortunato qua Gomez, comunque era bella questa palla lungolinea. Sì, qua è stato sfortunato, però era giusta comunque dal punto di vista tattico. Qua arriva un errore da parte di Rugani. Bravo a difendere qua Rugani. Qua voleva provare a fare sotto le gambe, ma era veramente impossibile poi prenderla. E Gomez ce l'ha, un po'. Grande palla qua. Bravo Maccaroni. Maccaroni deve essere più aggressivo, anche perché da sinistra comunque devi spingere di più. Grande difesa, grande difesa, perché era una palla molto ostica, bassa. È stato molto bravo qua Rugani, sì. Riuscire a prenderla, buttarla al di là della linea della rete. Qua Frey forse è un po' esagerato, non doveva cercare poi la palla corta in quel caso. Vediamo se Maccarone riesce a essere più aggressivo. Qua si fa trovare pronto Rugani, sceglie di farla rimbalzare. Ancora, questo è un colpo che fa bene, aspetta il vetro e poi la difende su Rugani. E scambio qua, si è alzato il livello. Grande, bravo, che colpo bravo da parte di Maccarone. Che palla. Questo passante col rovescio, difficilissimo. Attaccata la rete, lungolinea, perfetto. Attaccata la rete, ha sfiorato praticamente anche la grata. No. Discutendo sul punteggio. Sì, probabilmente sì. Sto discutendo forse. Non so se sull'ultima palla. Quattro-tre è il punteggio a favore di Gray, Frey e Gomez. Combattuta, eh? Combattuto, sì. In questo 4-3 è stato fondamentale il rovescio da parte di Maccarone. Un punto pazzesco. Anche la finale di Coppa Italia, 4 pari, 30 pari, chiaramente. Dunque, 4-3 è il punteggio al servizio Frey, quindi avanti di un break, importante ora consolidare il break di vantaggio. Frey al servizio. Ecco, stavo proprio dicendo, uno come Rugani, per anche l'altezza che ha, per il fisico che ha, può forzare quelle palle, deve forzare quelle palle. Bravo anche qua, perché comunque ha messo una palla difficile nell'angolino. 0-15, quindi il punteggio nel game.
ancora Rugani, ottima qua la difesa da parte di Gomez. Maccarone qua non spinge, ci prova ora e giusto, ovvio, prende Frey e sorride, però giusto a quel punto lì spingere. Sì. E poi a volte è anche giusto cercare un po' l'avversario, no? Tirare forte addosso, alla fine certo è giusto chiedere scusa, ma se riesci poi a farla rimbalzare e far toccare o il piede o il corpo dell'avversario, tanto meglio. Soprattutto quando hai giocatori che leggono bene la palla, quindi si muovono prima, provare a puntare. Bella palla, grandissima palla da parte di Rugani, si è sentita proprio molto bene. Ottima palla. Analizzato. Andato bene, sopra la sì, sì, l'ha cercata bene, ottima anche dal punto di vista tecnico. Quindi è qua arrivato anche l'errore da parte di Gomez. Attenzione perché è 4 pari, quindi recuperato il break di svantaggio, tutto in parità. Maccarone soprattutto nei due game precedenti stava accusando molto, adesso è salito anche lui e quindi adesso si fa un match ancora più interessante. 15-0, adesso qua devono essere bravi dall'altro lato Gomez e Frey a cancellare subito il game appena passato, dove comunque hanno compiuto diversi errori, risettare e partire di nuovo. Vediamo ora come gestiscono. Giusto qua a seguire, qua arriva un errore. Abbastanza, poteva sicuramente gestirla meglio perché non era una palla difficilissima. Era giusto farla rimbalzare, giusto provare a anche colpirla. L'ha presa male, sì. Più che altro l'ha presa anche qua a metà con un colpo senza andare a coprire la palla, l'ha lasciata troppo scoperta. Questa Maccarone doveva cercare di tenerla bassa. Qui sì, qui Frey qualche piccola colpa ce l'ha, nel senso che poteva gestire meglio quella palla, sì. Però è stato comunque aiutato dall'errore da parte di Rugani. Adesso nessuno ha provato a realizzare un per 3 piuttosto che un per 4. Intanto qua fortunatissimo. Bravo Gomez comunque. Fortunato sì, Gomez bravo però. Tanto bravo a insistere su quel lato. Dicevo no. Qua ha toccato la rete probabilmente Maccarone. Peccato perché sarebbe stato, sì, sarebbe stato un punto pazzesco, ma ha toccato la grata, quindi attenzione perché... Sì, non ha toccato il vetro ma la grata. Deve essere palla break, da 30-0, 30-40, di nuovo una situazione ostica da gestire. Intanto qua Frey tira su una palla difficilissima, finisce però fuori. Bravo Maccarone qua, insistere su Frey, aveva servito bene, ha continuato su quel lato. Anche lui comunque, quella schiacciata lì, ce l'ha quella da metà. 40 pari, rimane in campo, qua si fa trovare pronto qua Maccarone, era semplice perché era una posizione di campo bravo, reattivo, però già la seconda e terza palla sono un po' indecisi, no, tra di loro. Sì, sì, c'è un pochino di incertezza. E quindi si gira, Maccarone tiene il servizio, si gira sul 5-4 per la prima volta Maccarone e Rugani in vantaggio in questo match. Quanto c'è di bravura secondo te nella coppia di Maccarone e Rugani per aver ribaltato questa partita, quanto invece Gomez Frey potevano gestire meglio alcuni momenti? Potevano gestire meglio sicuramente alcuni momenti, sta sbagliando tanto nelle scelte. Credo che invece comunque Maccarone è salito soprattutto verso negli ultimi game, ha chiuso alcuni punti, ha
è stato molto bravo, anche sta forse quello che sta meglio fisicamente. Ci fa segno che lì è vivo, è in campo, è vivo. Maccarone, non molla mai, aveva dato qualche segnale di sgomento. Intanto si è affacciato Luca Toni, ma Alessandro quando è venuto a fare l'intervista gli ho chiesto: ma quindi qual è il colpo in cui hai più difficoltà? Chiquita, Bandeca, Vibora? Mi ha risposto: ma cosa sono, dei cocktail? Quindi insomma gli ho detto: beh, per il livello che hai, fatto semifinale comunque in Champions League, almeno i colpi. Non si devo dire che io devo impararli ancora bene. Però sai cosa sono, lui proprio pensava stessi scherzando. So che si parla, però lo so. Ah, grande occasione. Attenzione, per attenzione, sì. Grave errore qua. Sì, qua poteva gestirla meglio. Maccarone, quindi 15-0. Bravo in difesa Rugani, qua sceglie di non farla rimbalzare sul vetro, ancora il pallonetto. La tira su Maccarone, qua arriva l'errore da parte di Frey. La palla anche abbastanza facile qua per Frey, deve solo buttarla di là. Rimedia però con questo servizio vincente. Sì, bravo qua Frey. Non si aspettava passasse probabilmente. Sì, ha spiazzato completamente Maccarone. Sono arrivati già due errori da parte di Frey, un po' di stanchezza, un po' di poca attenzione forse. Sta volendo forzare anche lui un po' le giocate. Adesso anche questa da metterli sulla rete. E questa è buona ancora, la seconda battuta di che Maccarone, il Maccarone fa passare. Sorride lo stesso Maccarone, incredulo. Big Mac incredulo. Incredulo. Sperava che questa palla potesse finire fuori. Invece no, è rimasta in campo. E qua bravo, realizza bravo. Un ottimo smash, è quello che deve fare, sì. Però a volte tende troppo a cercare magari l'angolino senza forzare troppo la palla. Poi invece secondo palla, me deve forzarla mentre salta, a parte che sta molto bene fisicamente, è quello, è... quindi ha anche l'esplosività poi per farla, poterla gestire. A volte invece non è così aggressivo, questa si vedeva chiaramente che... E qua errore banale anche da qui di Gomez. Dunque primo set 6-4 a favore di Rugani Maccarone. Ricordiamo che nelle finali non è più un 7-9 ma sono 2 set a 6, e Maccarone e Rugani hanno ribaltato un bel parziale perché erano sotto 4-2, situazione difficile, sono rimasti lì, hanno vinto quel game lì e adesso sono in vantaggio 6-4, quindi primo set servizio Rugani. Bravi, perché anche tra le due coppie forse avrei dato favorito anche la coppia Frey Gomez. Ricordiamo finale di Europa League. Qua fortunato, ma sì.
comunque riesce a comunque a salvare il punto. Arriva qua l'errore. Sta sbagliando tanto, forse fin troppo. Sta veramente sbagliando tanto. Ti stavo proprio dicendo questo, soprattutto Frey. Da quando era in vantaggio, dal 4-2 è cambiato completamente. Sì, decisamente. Poi anche qua Rugani non fa passare Maccarone, si mette lui. Ah, ma ce l'ha questa palla lì sulla destra. Secondo me la fa anche molto bene, la tiene, riesce sempre a tenerla bassa. Sì, deve spingere quando ha la possibilità, perché comunque ha la qualità per farlo. Thank you.
tutti, eh? Cioè, commento con tutti. Chiara. Thank you.
Allora, il punteggio è di 4 pari in questa finale di Europa League. Rugani, Maccarone da un lato. E qua arriva un errore da parte di Frey, un errore si poteva sicuramente evitare, poteva gestirla meglio questa palla. Servizio con Gomez, ancora Rugani in difesa e questa però finisce fuori, tentativo di difesa da parte di Rugani. Tentativo di chiudere il punto da parte di Rugani, ma la palla rimane in campo, aveva provato a realizzare un per tre ma non è arrivato, quindi tutto da rifare ancora nel punto. Qua sceglie di farla rimbalzare Maccarone, realizza questo colpo praticamente vincente, ottimo da parte di Maccarone. Maccarone e Rugani che quindi si portano in vantaggio, 5-4 è il punteggio dopo che hanno vinto il primo set 6-4, quindi 6-4, 5-4 il punteggio in questa finale di Europa League. Con Maccarone e Rugani che erano 4-2 sotto nel primo set, sono stati bravi a rimanere attaccati, hanno ribaltato il primo parziale vincendolo 6-4, hanno trovato una giusta continuità. Dall'altro lato sono arrivati un po' troppi errori gratuiti da parte dell'altra coppia, quindi di Frey e di Gomez. Soprattutto Frey in alcune occasioni poteva sicuramente fare meglio, Frey che lo ricordiamo ha più esperienza, ha giocato di più rispetto agli altri, però sicuramente e qua bravissimo Maccarone a farsi trovare subito pronto, è stato reattivo e è stato bravo a gestire quel tipo di palla che tira su Rugani, rimane tutto in campo, va Maccarone, qua Frey si fa trovare poco pronto. Ed è arrivato un altro errore da parte di Frey, lo ricordo, 6-4, 5-4 è il punteggio a favore di Maccarone e Rugani.
si sente adesso un po' la stanchezza, ci sta, anche perché stanno giocando veramente da tanto, da ieri che sono in campo. Qua Rugani non colpisce benissimo questo smash, bravo qua Maccarone, ma ancora più bravo Frey a salvare quella palla. Vediamo Maccarone, bravissimo, e arriva anche questo, che punto, questo recupero da parte di Gomez, è tutto buono, poi alla fine arriva l'errore da parte di Frey ed era anche il match point, e quindi di fatto la coppia costituita da Rugani e Maccarone vincono l'Europa League, vincono così il tabellone di Europa League. Sono stati bravi soprattutto nel primo set perché erano sotto 4-2, sono rimasti comunque attaccati, hanno recuperato il break di svantaggio e sono riusciti così a vincere questa finale. E complimenti, complimenti a Rugani e Maccarone. Lo ricordo, Rugani e Maccarone hanno vinto il tabellone di Europa League contro Frey e Gomez. Dunque Rugani e Maccarone sono i vincitori.